I Better Place vengono dalla Toscana, io li conosco perché sono già venuti a trovarmi al Barone Rosso, hanno già dei dischi fuori, anche prodotti, tra l'altro prodotti da... Vince Pastano e Antonello D'Urso. Vince Pastano è chitarrista prima di Luca Carboni e adesso anche di Vasco Rossi. A voi il palco, tutto pronto? Tutta la grande. Ok. Better Place. Ciao, buonasera a tutti. Questo è il nostro viaggio interiore, si chiama Salvatemi. Fatemi esprimere un desiderio, guardare una cometa nella notte di San Lorenzo. Fatemi pensare in silenzio, riuscirei a sognare, ma non saprei dormire, vedere ma non toccare. Salvatemi da tutto ciò da cui difendermi, salvatemi da tutti gli errori che non rifarei. Credere in qualcosa di migliore, toccare il cielo, fatemi sognare e subito dimenticare. Vi prego, fatemi del male e poi curate le mie ferite. Prendetevi cura di me, che ne ho bisogno. Di un orgasmo ma ancora tanto da imparare, e datemi vi prego tutto il bene che potete. Sono solo un uomo solo. Grazie. Il prossimo brano si chiama La Stazione. Alla stazione di Rifredi passo un treno ogni 4 minuti. Porto un vagone di mezzi sogni e lacrime di chi se ne va, e quel bambino ha le mani sporche di chi ruba con la pietà. Di fronte a quel signore con la cravatta e la sporcizia sulla verità,
invece vive questa vita rinchiuso nell'oscurità, e c'è chi invece grida e urla sfacciato per un po' di notorietà. La gente dentro me, come passa la malinconia, si alza nell'aria qualche suono tribale, un ragazzo straniero agita forte le sue mani e si scalda il cuore col suo giambe, e nel frattempo una voce risuona, è forse l'eco dei miei perché. Ho perso un altro treno, un'occasione per rivedere te, e guardo dentro di me, mi sento invisibile, vulnerabile dentro di me, mi sembra impossibile, e guardo dentro di me, mi sento invisibile, vulnerabile dentro di me. Grazie a tutti, Better Place, grazie a Fiat, grazie a Red, grazie di cuore. Better Place, questa volta inverto i pensieri e i consigli. Massimo Lopez. Bello, un bel gruppo pop con una bella contaminazione rock, molto godibile. No, io volevo chiedere a voi quali sono, diciamo, le contaminazioni del vostro, le vostre contaminazioni, cioè quello che, da cui voi avete un po' preso spunto per... Ciao, piacere, Valerio. Diciamo che... Cantiamo in italiano e ci ispiriamo ai grandi cantautori che veramente hanno portato l'Italia a dei livelli incredibili, no? Che tantissimi hanno solcato questo palco, quindi per noi è un grande onore essere qui. E poi a livello musicale, proprio a livello di musica, ci ispiriamo invece tanto al sound, un sound britannico, new wave, post rock. Diciamo non c'è un gruppo, no? Al quale ci ispiriamo, ma... ci contaminiamo di un sacco di cose, dagli Smiths ai The Cure ai Joy Division, un sacco di gruppi che ci ispirano quotidianamente. Antonacci?
Ma sinceramente rientra nei cantautori italiani, ci ispira un po' meno, nel senso non ci rifacciamo molto a lui, però se ci hai sentito magari... Ho sentito una forte influenza di una canzone di Antonacci in questa. Quale? Tra te il mare. Sì. Si vuole fare un duetto. In realtà la canticchiavo proprio sulla base, pensa. Invece ho visto c'è il bassista, guardatelo, è Battiato. Battiato giovane. È vero. Battiato. Fausto. Guarda, io non ho mai sentito un'esecuzione più impeccabile di questa, devo essere sincero. Grazie Fausto. No, al di là delle giuste considerazioni di Valerio, perché lui entra dentro alla cosa, voi siete veramente, appartenete al vostro tempo, e questa è la cosa più importante secondo me. L'energia che date è un'energia pulita. E siete stati dei professionisti incredibili, veramente. Mi sono incantato, veramente. Grazie a voi. Better Place, grazie Better Place.